Grazie Presidente. Tra la Rupe San Paolo e l'Ansa del Tevere si presume la presenza di una maestosa necropoli. Si tratta di una prima area di culto della cristianità sulla quale si susseguirono la costruzione di una serie di basiliche paleocristiane. All'inizio dell'Ottocento furono fatti i primi scavi, però furono persi molti ritrovamenti. Un secondo allargamento, cioè l'allargamento della Via Ostiense tra il 1917 e il 1918, permise invece di riscoprire e riportare alla luce parte di questa necropoli. E quindi poi arrivare fino al 1933 a concludere nella produzione di una documentazione. Si tratta di una necropoli di fondamentale importanza perché riguarda tutto il periodo dell'età classica e conserva quella che era la storia del rito funerario. E ha avuto un susseguirsi dal primo secolo avanti Cristo fino al IV secolo d.C., quindi dal passaggio dall'incenerazione all'inumazione. Quello che interessa a noi sapere come commissione, insomma, abbiamo avuto modo nello scorso anno, nel 4 giugno dello scorso anno, di fare un sopralluogo, è l'enorme ricchezza di questo sito che, ahimè, ad oggigiorno, non è facilmente accessibile, è aperta solo in eventi straordinari sotto richiesta, ma che, appunto, non coinvolge nella condivisione di questa risorsa né, la comunità territoriale né, la parte turistica, quando, invece, potrebbe essere un sito di straordinaria eccellenza sia turistico che culturale. Perché ognuna di quelle tombe narra della storia, insomma, delle radici della romanità. E ecco, una cosa che chiediamo con questo atto, le cui ristrutturazioni, insomma, sono ferme all'anno del 2000 con i fondi del Giubileo, per cui almeno in quell'occasione si è stato portato avanti un progetto che ha consentito la copertura e la messa in sicurezza, insomma, dell'area. Obiettivo, insomma, della Commissione è quello di consentire almeno l'apertura di questo sito almeno nei weekend, quindi trovare una mediazione di questo tipo, realizzare, cioè ci sono già delle passerelle, ma metterle in sicurezza, valorizzare quello che è il racconto delle storie di queste persone, famiglie, ci sono dei bambini con tutti i ritrovamenti, i giocattoli, insomma, delle storie che potendo raccontarle oggi veramente nella maniera giusta, anche con le tecnologie innovative, la realtà virtuale, potrebbero raccontarci quale straordinaria storia nasconde, insomma, questo sito. E la nostra volontà è di portare avanti una progettazione che possa valorizzarlo. Questo anche condiviso, insomma, con la Presidente della Commissione Turismo, Carola Penna, in cui si è individuato la volontà di valorizzare, magari con un biglietto congiunto di accesso tra la centrale Monte Martini e il Sepolcreto Ostiense, che dia ancora più visibilità a questi siti. E anche una segnaletica idonea sia a livello comunicativo sul sito turistico che anche una segnaletica fisica, anche avvalendosi, insomma, dei siti sia della metropolitana che della mobilità, insomma, ATAC, nell'indicare, insomma, la presenza di queste risorse archeologiche sui territori. E la cosa importante è riavviare una ricerca che è ferma ai primi del 1900, quindi parliamo del 1917-18, quando è stato fatto l'allargamento della Via Ostiense. Quindi proprio con questo obiettivo chiediamo, appunto, che si vada verso una progettazione che possa dare visibilità e valorizzare questo straordinario sito di importanza fondamentale per la storia della nostra città. Grazie.